Quasi 2000 anni fa, l'imperatore Adriano fece costruire la propria tomba, estrema dimora monumentale delle dinastie solari. Contro la massiccia mole, più volte nei secoli, si accanì la furia barbarica riuscendo a smantellarla, non ad abbatterla. Anche in rovina, rimase così possente che il Medioevo la trasformò in fortezza. Eccola ai tempi di Alessandro VI. Ed eccola sotto il pontificato di Urbano VIII. Oggi, ancora quasi intatta, l'architettura militare di Castel Sant'Angelo, ideata dal San Gallo, domina il Tevere. Lassù, nell'alto del torrione centrale, è l'appartamento pontificio, ben difeso da una triplice cinta di mura e di bastioni. San Giovanni. E questo è il cortile di Alessandro VI, detto anche cortile del pozzo o del teatro. Dal lato opposto è il cortile dell'Angelo, così nominato dalla scultura che vi campeggia nel mezzo. Sotto, affacciato al fiume, è il bastione di San Matteo, che ha per sfondo la Basilica di San Pietro. Al centro del Camino degli Spalti, qui sotto, si apre la porta d'accesso al castello. Sembra davvero che i secoli si siano fermati. Tutto è rimasto come quando da quella garitta Benvenuto Cellini, prigioniero in Castel Sant'Angelo, riuscì a fuggire calandosi nel fossato. Egli racconta che giunto a terra si rivolse a guardare su e si meravigliò d'aver saputo affrontare un tal rischio. Ormai il castello sta fuori del tempo, come le montagne. E al di là del tempo lo guarda la statua dell'antico imperatore. Mentre dall'alto lo veglia ad ali spiegate quell'angelo della vendetta e del perdono che apparve a San Gregorio Magno. Ieri quello marmoreo del Dalla Porta. Oggi quello bronzeo del Verschaffen. Senza età è anche il suono di questa campana.
annuncia che il Papa ha lasciato il Vaticano per rifugiarsi al castello. Il nemico è alle porte di Roma. Un lungo cammino di ronda aperto nei bastioni collega da secoli i palazzi vaticani alla fortezza. È il cosiddetto passetto di Borgo. Appena il Papa è arrivato e sono passati con lui la corte e i cardinali, si alza il ponte levatoio. Così il castello è isolato, pronto a sostenere l'assalto. E migliaia di litri d'olio bollente sono pronti ad essere rovesciati sul nemico dai difensori, ai quali verrà issato sugli spalti da questo portello. Come ieri. Si combatte e si prega. Fino a quando gli uomini affideranno alle armi e al sangue la soluzione delle loro contese? Fino a quando l'uomo crocifisso continuerà a parlare invano di perdono e d'amore? Così sembra ammonire in una stanza del castello questa deposizione ingenuamente scolpita in tronchi d'albero. Il castello è salvo! Quando gli eserciti stranieri, stanchi di accanirsi contro quella mole imprendibile, si allontanavano sgomenti da Roma, l'annuncio veniva recato al pontefice nella sala del trono. Di ogni tempo, Castel Sant'Angelo continuò ad essere prigione. La conobbero Benvenuto Cellini, Beatrice Cenci e il Cagliostro. A qualcuno era riservata una sorte peggiore. Veniva precipitato giù per i trabocchetti alla base del castello, nella cosiddetta rampa elicoidale, rimasta intatta per circa 20 secoli, quella che risaliva il passo funebre dei cortei che accompagnavano gli imperatori romani diretti al loro ultimo sonno. Quella che noi ora scendiamo verso l'uscita del castello, verso la luce serena di Roma.
facciamo con Goethe. Sembra di non aver mai ammirato le cose di questo mondo così giustamente come ora.